Ciao raga, tutti noi abbiamo visto tanti giocattoli strani, ma gli amici cinesi hanno superato ancora tutte le nostre aspettative. Cosa? Ma stanno scherzando? Ma dateci un'altra occhiata, lo fa davvero. Come cazzo sta ballando e cantando? E poi l'uovo esce così, come se niente fosse. E lei sta continuando a cantare e a ballare. Ma la cosa più strana è che questo non è la fine. Ve l'ho detto, ecco ancora. Cazzo, ma quanti ce ne sono? E pensateci un attimo a come si rispecchierà nella mente dei vostri figli. La prossima volta, quando loro vedranno una gallina, le si butteranno addosso e inizieranno a chiederla di ballare e di fare le uova. Molto di più. Più uova. Molto di più. Cosa non fa la gente per far divertire i suoi amici? Fanno balle strane, fanno battute. Qualcuno come il nostro eroe fa le facce. Ia pe camaimuța, bă, să văd cum se vede în ăsta. La camaimuță. Cazzo, ma è davvero buffo! Quest'uomo è proprio l'anima della compagnia e lo potete tranquillamente chiamare al vostro matrimonio. O immaginate che state andando a far conoscere la vostra ragazza con i genitori e le dite: tesoro, non devi avere paura quando vedi il mio papà, perché appena beve si comporta un po' strano. Va bene! E qui il padre prende un bicchiere di birra. Ma la cosa che mi piace di più è il modo elegante e professionale in cui finisce la sua recita. Direi che ha messo un grosso punto nella sua carriera dell'attore. Certo che abbiamo visto un sacco di diverse cazzate in televisione, ma le nostre amici d'Oriente non smetteranno mai di stupirci. La prima cosa che viene in mente è perché. Che cazzo stanno facendo? Stanno mangiando il dolce a tempo e vi sembra questo normale? E come mai tutti portano vestiti da donna? Pensavo che in Giappone si vestissero così le geishe. O magari andavano a una parata? O alla festa di Halloween, ma questo era una trappola e lì hanno costretto a mangiare il dolce. Guardando sto video ho l'impressione che ognuno di loro deve mangiare il dolce in un certo modo. Qualcuno con la lingua e qualcuno addirittura lo deve succhiare. E guardate come cambiano le loro facce quando mettono sta gomma. Che cazzo succede? Come se si gonfiassero. E poi, agli uomini veri non serve nessuna gomma per fare le facce. Ma il mio momento preferito è questo qui. Povero giapponese. Prima ha preso una botta dalla gomma e dopo pure una testata dal ventaglio. Comunque ci penserei per bene prima di partecipare in qualche show giapponese. Iscrivetevi al mio canale, mettete il pollice su, ci vediamo tra una settimana.